Here we go for our video tools of the day. Yes, innanzitutto, oggi è qua la festa here in Italy, is the day of the Republic, la festa della Repubblica. Io ovviamente in questo momento non ricordo praticamente nulla. Ormai vivo in un altro tempo, ad ogni modo credo sicuramente diciamo nel 40. Inaugurata ad esempio il 2 giugno 46, non vorrei sbagliare, quindi questo dovrebbe essere il 76esimo anno di questa, teniamo festa. Comunque, altro che Repubblica, in generale l'Italia in qualche modo è sta sempre inguaiata, è tutto è fuorché una nazione unita, ma questo diciamo così lo è praticamente da sempre. Io direi dal 1300, dal 1400, da quando insomma l'Italia è sempre stata divisa a quel momento in vari stati e staterelli. E praticamente io credo che 900, anzi 700 anni di storia, anche di più, praticamente non è mai cambiato nulla a quel momento. Quindi che cosa vogliamo parlare? Che festa vogliamo parlare? Però comunque sono contento per quelle persone che lavorano, eccetera, in senso concreto. E appunto per cui oggi hanno un giorno di riposo, che è un giorno settimanale, qualcuno fa anche il ponte, qualcuno è anche organizzato per fare il ponte un weekend, credo, 4-5 giorni, anche se non è mia, non sono cose che mi interessano, che non sono cose che faccio io personalmente in generale. Comunque da questo poi dico anche che l'Italia ieri poi per riprendere il discorso della partita contro l'Argentina è stata verso 2-0, anzi 3-0, e quindi ha perso anche il trofeo, questa nuova Supercoppa Maradona. Ma siamo onesti, l'Argentina in questo momento è una squadra molto forte, ma al di là di questo è proprio l'Italia che si deve, c'è sempre Messi che è sempre pericoloso, nonostante l'età, ma tutta la squadra è forte, ma comunque dicevo l'Italia che si deve riprendere ancora. L'Italia ormai di quell'europeo è stata una parentesi, secondo me, finita in quella, iniziata e finita in quella frangente lì, deve riprendere, speriamo lo farà prima o poi. Io so che già la nuova amichevole, che, cioè amichevole, insomma, torneo in Nations League, che è un torneo che hanno inventato, insomma, pure non molto tempo, sabato gioca contro la Germania, già so che cambierà completamente formazione, se non erro, qualcuno ha detto che è stato l'ultimo omaggio, quello di ieri, dell'allenatore alla nazionale che ha vinto l'Europeo, insomma, che ha giocato l'Europeo. Poi per esempio anche un giocatore come Chiellini, è stata proprio l'ultima partita, così si è ritirato, già si era ritirato dalla Juventus, è stata anche l'ultima partita quella di ieri per lui, per cui credo che sabato giocherà questa partita Italia-Germania, altra grande partita storica, assisteremo a un cambio completo, diciamo totale, direi, di formazione, ma comunque vedremo, sono discorsi ancora un po' prematuri. Sì, poi ieri avevo detto che era un anno dal video in cui David Lynch ci mostrò i suoi capelli lunghi, bellissimi capelli lunghi, diciamo un po' come il look come il mio, anche se sì, erano molto più lunghi, anzi un po' più lunghi i suoi capelli, e c'era anche di più tra l'altro soprattutto davanti, quando è beato lui, con la barba, però vi ho detto che ne avevo parlato di più oggi, perché in realtà è oggi, secondo me, l'anniversario effettivo di quei video, perché poi il giorno dopo, il 2 giugno, appunto oggi è il 2 giugno, è passato proprio un anno, si tagliò poi i capelli, si tagliò i capelli passando appunto in un solo giorno da quel look veramente selvaggio, che peraltro mi piaceva anche molto, del resto è il suo quarto video più visto su quel tether, insieme poi subito dopo, al giorno dopo, al suo look tradizionale. E diciamo che in realtà io in suo onore, il 2 agosto, quindi esattamente 2 mesi dopo, l'anno scorso, mi rasai a zero appunto per lui. Tra l'altro questo mio video, infatti il titolo del video è proprio questo: I shave from long hair to buzz cut head, I shaved my head, barber my father, cioè tra parentesi barbiere, che isn't a barber, for David Lynch and for me. E quindi questo video, tra l'altro, io credo che tra poco arrivi anche a 10.000 visualizzazioni. Sì, infatti è il video più visto sul canale Tastiera, anche se è un'eccezione, ovviamente non riguarda la tastiera, però io comunque lo voglio girare un po' in tutti, diciamo, i 3 miei canali. Quello dedicato a David Lynch, solo le musiche di David Lynch, quello il Weather Report, il Napolitan Weather Report è qui. E sì, in effetti, diciamo,
Sì, anche è stato molto commentato, appunto il mio video più visto in generale, lo invito a vedere, anzi forse se avete visto un preview all'inizio del video, invito a vedere il video completo, appunto, dal canale principale soprattutto. E appunto, questo per dire che già lo dissi l'anno scorso in questa occasione, che diciamo con un po' di un atto certo di estremo coraggio, ma col coraggio ce la si può fare, come ha fatto David Lynch, lo riuscì a fare anche se in realtà già un anno prima. Quell'occasione il 2 settembre, sempre un 2 e mezzo, noi speriamo anche che esce il 2 del numero di oggi, ma adesso comunque quell'occasione, 2 settembre 2020, anche lì mi rasai a zero, capelli lunghi, però non c'entrava, devi dire, perché ovviamente non aveva fatto ancora quel video. Sì, è questo per dire che la forza di un uomo non risiede certamente nei capelli, ma in fondo nella mente, perché in fondo tutto quello che è comunque nella mente, non è che il fatto che abbia capelli corti, alzati a zero, medi, lunghi, cambi sulla differenza di pensiero, che è sempre la stessa. E quindi io questo già lo dissi l'anno scorso, ovviamente è sempre così, i capelli sono un optional in più, un fatto estetico. Certamente io penso che lo rifarò di nuovo il gesto, forse lo chiamerò Doritarna in questo video, però credo il 2 luglio, diciamo così questa volta, quindi il mese prossimo, e c'è un commentatore di quel video che aspetta con ansia questo momento, che è Richard Moore, che saluto, e che è anche un mio fan assoluto delle mie interpretazioni di tastiera, quindi il momento, siamo molto vicini, caro Richard, finalmente, devi attendere praticamente un mesetto e vedrai una nuova rasata. Sì, questo anche perché io non faccio più andare dai barbieri, sono diventato un anarchico totale e faccio tutto da me stesso, quindi questo è il motivo principale. Ad ogni modo, forse qualche altra cosa aggiungo in descrizione, non ce la faccio col tempo. Ad ogni modo, in onore del maestro, forse unirò i due video dell'anno scorso suoi in un unico video. E quindi lo chiamerò, penso, questo video Un Year Since Mr. Lynch's, diciamo, Haircut. Vedremo un po'. Sì, tra l'altro, io lo paragonai anche a il mio commento. Andatelo a vedere poi. Commentarono anche mi inserì anche un altro commento di un altro utente. Comunque lo paragonai a Gandalf, il Signore degli Anelli, From the Lord of the Rings. Gandalf from the Lord of the Rings, da cui tra l'altro io sono un grande fan come personaggio, così come tutto il Signore degli Anelli, avendo letto anche il libro. Andate a rivedere anche un video pensiero che ho fatto a riguardo qualche settimana fa, in occasione dell'anniversario della mia riseconda lettura del libro, datata poco più di 2 anni fa. C'è il video proprio in cui mostro il libro, un tanto di musica, il tema dell'anello. Comunque Jeff, in realtà sì, Gandalf, che secondo me era veramente tale e quale, ma anche con un mix con Jeff Bridges. Ora non mi ricordo se fui proprio io a dire un mix tra Gandalf e Jeff Bridges, di sicuro dissi Gandalf, forse un altro utente disse no, in realtà somiglia a Jeff Bridges. Però io poi, in base a quel commento, mi sembra, e dissi, vabbè dai, forse è un mix tra Gandalf e Jeff Bridges. Però non ricordo esattamente la cosa, come andò comunque una delle due cose. Comunque sì, peccato che non abbia mantenuto il look quantomeno, se non quello medio, perché secondo me stava veramente bene con quel look Mr. Lynch. Però comunque la cosa bella è che l'abbia fatto, perché comunque mi ci ha dato la possibilità di mostrare anche questa sua, diciamo, evoluzione dai capelli corti ai capelli lunghi. È stata diciamo, una bella cosa, una bella storia all'interno di questo suo David Lynch Theater. Poi è chiaro, appunto, il suo stile classico, leggendario, è sempre quello, che sappiamo tutti, per cui forse si era anche stancato. Diciamo, poi, sì, forse, ripeto, un fatto di tempo non ce la faccio, magari vedete la descrizione, nel caso mi sfugge qualcosa l'aggiungo, ma pezzo tastiera, già ne ho parlato ieri, quello successivo, nel video di ieri, e già l'ho caricato il preview ieri, Mind Hidden from the Comfort of the Stranger, si angela badalamenti, poi il pezzo nuovo, penso ne parlo domani, perché, o dopodomani, perché oggi non ce la faccio a caricarlo, quindi questo. Credo di aver detto tutto, nel caso di essere qualche altra cosa in mente, come al solito, aggiungo in descrizione, have a great day again!